Oh, allora, giovani amici di Facebook, torniamo a fare unboxing, settimana di unboxing. Questa volta però vi propongo due prodotti che piaceranno probabilmente, spero, anche alla vostra dolce metà, quindi avrete una scusa in più per comprare cazzate. In particolare due prodotti della Philips, uno è Living Colors e l'altro non è della linea Living Colors, ma si rifà, diciamo, all'illuminazione LED, come vedete, di Philips. Sono due robe molto diverse. Una è una lampada che può assumere fino a 256 colori e illuminare la vostra stanza, salotto, camera da letto, quello che vi pare, di diversi colori e farvi strippare. E l'altra invece sono tre candele wireless elettriche LED che simulano quindi la luce delle candele e che potete mettere anche queste dove volete, fare gli hipster e divertirvi insieme alla vostra ragazza. Allora, cominciamo con la più interessante, credo almeno, mi sembra a me la più interessante, poi magari invece a voi interessavano più le candele, ma ve le faccio vedere subito, che è questa lampada, è credo la più piccola diciamo, nella serie Living Colors di Philips, è senza telecomando, però è interessante che costa veramente poco, costa attorno ai 30 euro, quindi diciamo che è più che abbordabile. Mi sarei forse voluto comprare la versione con il telecomando, ma uno non mi piaceva l'estetica, è completamente diversa, e due costa molto di più, per cui ho detto vabbè, adesso mi compro questa base, così intanto la provo, vediamo com'è, 30 euro si possono buttare su questa cosa. Allora apriamo subito, vediamo, qui c'è l'alimentatore, che adesso magari collego così la faccio già vedere, e poi dentro vediamo. Cioè, direttamente la lampada, le istruzioni come al solito non ve le faccio neanche vedere perché dovrebbe essere veramente la cosa più stupida del mondo usare questa cosa, in teoria. E poi qui dentro c'è questa lampada che secondo me è esteticamente molto bella, c'è sia bianca che nera. Quella bianca mi dava l'idea, in foto almeno, di essere molto plasticona, questa nera mi sembrava in foto più bella, è un nero lucido, effettivamente, secondo me almeno, è molto bella. Come vedete qui c'è un semplicissimo telecomando che serve per accendere e spegnere e selezionare muovendo il dito il colore che proietta. Provo subito a collegarla, vediamo se funziona, speriamo che funzioni. Non so quanto si vedrà in camera, magari spengo le altre luci. Allora ho toccato, questo va qui ovviamente. Ok, è accesa, non si vede una cippa, ovviamente. Spengo le altre luci. Ecco, così invece vedete un po' meglio. Diciamo il cambio di colore, in questo caso giallo, piuttosto che, vediamo se ve la giro contro. Esatto, vedete come cambia colore anche un po' l'ambiente. Adesso sto proiettando su un muro verde, per cui non è che cambi più di tanto. Ecco, se lo faccio magari sul tavolo si capisce di più. Basta muovere il dito per cambiare colore in tempo reale. Così si spegne, così si accende, così si accende, eccetera. Lasciamo il verde magari. E le candele invece arrivano, sono tre, quindi un set da tre. Non c'è niente da rompere in queste scatole, si aprono direttamente, un peccato, avevo già il coltellino pronto, ma niente. Solite istruzioni inutili che ti dicono di non spaccare la candela, eccetera. Insomma, Rimetta a posto la candela. qua, e poi vediamo dentro le candele. Una, più un alimentatore. Mi aspettavo anche il carichino. Ok, sotto. Volevo ben dire che non ci fosse il carichino. Anche queste costano attorno ai 30 euro, 35 mi sembra. Quindi vi viene fornito giustamente il caricatore. Sono candele wireless, per cui si possono portare veramente ovunque, no? Per cui addirittura, non so, le foto promozionali fanno vedere che le portano in spiaggia piuttosto che non so, in giardino, piuttosto che fuori, no? Magari in bagno. Ecc, ecc, ecc.
si possono veramente mettere dappertutto, perché essendo wireless, per accenderle, ho già messo via le istruzioni malamente, ma non scoprirò mai come si accendono. Adesso provo a ricaricarle. Anche la ricarica è wireless, non c'è nessun wireless, insomma è a contatto direi, ma non c'è nessun incastro strano. Provo a collegarle. Mi aspettavo per ogni candela un semplicissimo tasto per accenderle, ma evidentemente era chiedere troppo. Non si accende. Mi tocca davvero andare a leggere le istruzioni. Ok, mi sono dovuto leggere le istruzioni, che sono tutto meno che chiare in realtà, perché sembrava che si dovessero agitare per accenderle, invece bisogna semplicemente inclinarle, per cui le inclinate orizzontali e si spengono, le inclinate ancora orizzontali e si accendono. Mi sono sentito un vero idiota, pensavo che fossero tutte difettose le mie candele, invece ora le vedete nella loro diciamo luminosità. Ho spento le altre luci in modo tale che si potesse un minimo apprezzare l'effetto. Come vedete simulano una candela appunto, e quindi va e viene la luce, diciamo molto calda. Adesso abbiamo chiuso così vedete ancora meglio, e direi che non sono male. È forse un po' troppo accentuato il andare e venire della luce rispetto a una candela vera, però mi sembrano belle. Poi come vedete sono completamente wireless, quindi le potete tirare via anche dal loro caricatore. A questo punto posso accendere anche l'altra luce che si vedrà ancora meglio. Così qui abbiamo tutto il set di è molto sensibile qui il telecomando del cambio colore, quindi non è facilissimo selezionare esattamente il colore giusto. Eccetera, eccetera. Quindi questo, diciamo, sono i prodotti Philips LED che vi propongo questa volta. Se vi piacciono le tre candele oppure la lampada micro, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ragazzi.